Ciao a tutti e bentornati sul canale. Allora, stasera vi vorrei fare vedere una pizza che io adopero per l'apertura delle mie pizzate, ovvero la pizza Stella. È una pizza che non ho inventato io, ma ce n'è un sacco in giro, potete vedere. Però io la uso in quanto è una pizza carina, molto scenica per aprire appunto le mie pizzate. È una pizza dove si può andare a condire con diversi ingredienti, fare 5 spicchi diversi uno dall'altro. E quindi stasera niente, vi faccio vedere quella che faccio, però alla mia maniera. Ne faremo due, una classica, quindi con le punte chiuse, e un'altra invece come la faccio io, che la lascio un pochettino aperta. Poi ovviamente in giro ci sarà anche qualcun altro che la fa così. Però a me piace di più con appunto le punte un po' aperte che si vede dentro il condimento e tutto. Chiedo scusa per la voce che è un po' goffa, ma sono raffreddato, almeno spero che sia quello, quindi se non ci si vede più in altri video non era raffreddore. Ma speriamo di rivedersi invece. Ok, andiamo a fare le nostre pizze. Ah, l'impasto è sempre il solito che trovate sul canale. Quindi l'impasto a 48 ore. Questo in particolare è stata usata la farina Garofalo, la V360, quella che si può trovare tranquillamente nei supermercati. E niente, andiamo a vedere come farla. Prendiamo il nostro panetto, ricordo da 285 grammi, lo portiamo sulla semola e andiamo a stenderlo. A differenza delle altre volte, qua il cornicione non ci serve, quindi lo andiamo a schiacciare. Mi raccomando, al centro non la sottigliamo tanto. A questo punto cosa facciamo? Facciamo 5 incisioni. Una, due, quattro e cinque. Ok, e adesso andiamo a riempire tutte queste zone. Una volta riempite le 5 zone, in questo caso abbiamo olive, prosciutto, abbiamo olive, mozzarella, prosciutto e mozzarella, pancetta, mozzarella, cipolla, qui abbiamo mozzarella, cipolla e gorgo, e questa è una semplice wurstel, quindi mozzarella e wurstel. A questo punto andiamo a chiudere, quindi prendiamo l'estremità e la portiamo al centro qui così e schiacciamo bene. Estremità e portiamo al centro. Facciamo bene, se non dovesse attaccarsi, usate anche, bagnatevi un pochettino il dito con un po' d'acqua. Nostra stella. Poi mettiamo un po' di pomodoro. Pochissimo. Un pochetto di mozzarella, parmigiano, basilico e andiamo in forno. Ok, abbassiamo la fiamma, cottura più o meno sui 350 gradi, essendo che è una pizza che comunque ha tanto condimento ed è una sorta di semicalzone, bisogna farla cuocere un po' di più.
a fine cottura abbiamo aggiunto qualche scaglia di parmigiano, un po' d'olio e basilico. Ok, andiamo a fare l'ultima, quindi quella metodo classico. Prendiamo il nostro panetto. Al centro cerchiamo sempre di lasciarla un po' spessa, in questa zona qui. Sempre 5 tagli. 3, 5. E andiamo a riempire le nostre zone, come nell'altra. Andiamo a chiudere. A differenza dell'altra, cosa facciamo? La chiudiamo tutta. Ok? Quindi così. Quindi così. E chiudiamo anche questa zona qua. Questa è proprio la classica. Chiudiamo. Ok? Così. Sempre qui, sempre al centro, schiacciamo e poi andiamo a chiudere. Questa è la classica, a me piace più l'altra, però è buona, è bella anche così. Mettiamo il pomodoro. Filo di parmigiano. Ed eccola qui. Ok, rimane che fare solo più la prova dell'assaggio. Allora prendiamo quella, la mia preferita, che è questa. Vedere, guardate che bella. Questa ho preso quella con l'orgo. È squisita, squisita. Andiamo a tagliare anche l'altra. Questa è ancora più brutta, brucia tanto. No vabbè. Questa non è bruciata. Buonissima, davvero.
Mia, basta. Niente. Vabbè, stasera glielo diamo un pezzettino mia, dai, che è stata brava. Toh. Ciao, alle prossime pizze.